questa volta, amici carissimi, siamo vicini a pochi chilometri dalla bella città di Treviso e da Venezia. E io sono con Claudio Ciani Bassetti. Siamo al castello di Roncade. Claudio, se sbaglio, tirami le orecchie e dimmelo, perché è facile che io, sai, l'età è quella che è, posso commettere degli errori. Claudio caro, questa è una dimora straordinaria, qui parliamo dal 1500 in avanti, perciò c'è una storia secolare. Riusciamo, prima ancora di parlare poi del vino, della produzione, a riassumere brevemente questi secoli, questo tanto tempo? Buongiorno a tutti. Allora, il castello di Roncade fu costruito all'inizio del 1500 da una famiglia nobile veneziana, Giustinian. Sì. Una famiglia importantissima. E nella cappella ho visto le due statue. Nella cappella ritroviamo i due busti dei primi due proprietari, Girolamo Giustiniani e Agnesina Badoer, la moglie. Perfetto. Difatti questa si chiama Villa Giustinian. Okay. È uno dei primi esempi di villa veneta, quindi erano le ville che i veneziani si costruivano in terraferma. La menzione castello? Castello è perché ha questa conformazione particolare con le mura di cinta. Sì. In realtà non sono mura di difesa, ma sono solo mura di abbellimento. Certo. Allora, oggi come oggi, qui abbiamo un bed and breakfast, perciò c'è ospitalità. Dico bene. Abbiamo ospitalità, è diventata una delle attività primarie, il turismo, la ricezione di ospiti, soprattutto stranieri e soprattutto interessati al vino. Ecco, arriviamo proprio al punto più importante, almeno per quanto ci riguarda, senza nulla tralasciare la bellezza della dimora e al fatto che si può soggiornare. Però qui c'è del buon vino, perché loro fanno vino. Claudio, che vini facciamo? Allora, questa è una delle zone che da sempre, sin dall'epoca della Serenissima, certo, producono vino. Abbiamo prodotto moltissimo vino rosso fino a 20 anni fa, noi grazie a Dio proseguiamo con questa tradizione, quindi i nostri vini rossi migliori sono il Merlot, il Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e il Raboso, sì, sul quale crediamo moltissimo. Che è tipico di questa zona. È un autoctono. Esattamente. E poi i bianchi però. I bianchi che fanno come numeri la parte del Leone, Chardonnay, Pinot Grigio e questo famosissimo Prosecco. Questo vino che è così conosciuto e venduto nel mondo. Claudio, hai citato, si faceva vino già secoli fa. Io, dove avete le botti in bottaglia, ho visto delle finestrelle piccoline. Probabilmente quelle sono già una testimonianza che si faceva quella vino. Quella è sempre stata cantina. Hai come visto? Vi dicevo, questa è una villa veneta costruita per la produzione agricola, tra cui il vino. Perciò quelle servivano per luce, areare. Poca luce. Esatto, l'aria. Un po' di aria. E non rubare. Esatto. È vero, perché insomma il vino una volta si rubacchiava anche. Claudio, noi purtroppo nei pochi minuti che abbiamo a disposizione abbiamo cercato di dire tante cose, ma soprattutto di raccontare la vostra realtà. È un posto veramente molto molto bello, complimenti a te, alla tua famiglia. Complimenti perché portate avanti le tradizioni, che non è facile in Italia. Diventa sempre più complicato lavorare, lo sappiamo, fare l'imprenditore non è semplice, perciò bisogna a farvi veramente i complimenti, stringervi la mano e con il buon vino bisogna bere e brindare. Salute. Claudio, salute. Castello di Roncade, vicino a Treviso, a quanti chilometri da Venezia, dimmelo? 20. Un attimo, siete in laguna. Ciao.